Al microfono di tutocoraccelli.com, Marco Martini, innanzitutto ben arrivato. Grazie. Sappiamo che il direttore generale Romeroni ti ha strappato all'ultimo quando forse stavi già decidendo per un'altra società. Quali sono le motivazioni che ti hanno portato a Vercelli? Ma perché è una società seria, blasonata e... è una società che milita in C1, sta facendo benissimo, quindi è stata una trattativa lampo e non ho pensato tantissimo perché poi sono venuto qua cercando di dare il meglio che posso fare, quindi ringrazio il direttore e la società che mi ha voluto. Insomma. Tu sei una seconda punta, possiamo dire, giochi anche a centrocampo, sei molto, diciamo, duttile, quindi ti metti a disposizione della squadra. Ieri il primo allenamento, Braghin ti ha dato qualche indicazione di come ti utilizzerà? Indicazioni il campo li dà, perché poi sì, sono una seconda punta mobile, mi metto a disposizione dell'allenatore e della squadra, quindi cerco di farmi di essere pronto al momento di scendere in campo, ecco. La tua esperienza ad Alessandria nell'ultimo periodo ti ha portato a essere fuori dalla rosa della squadra, come dall'altro numerosi altri giocatori. Tu però sei in condizioni fisiche, ti sei sempre allenato, quindi sei pronto per poter dare il tuo contributo. Sì, sono avuto dei problemi non legati al campo, quindi fisicamente sto bene, mi sono sempre allenato, ho sempre giocato fino a un certo punto, poi dopo... parentesi chiusa, sì, sono pronto, sono a disposizione. Comunque. Qui a Vercelli la concorrenza è molta perché insomma in attacco ci sono diversi elementi, tu hai subito detto che ti metti a disposizione comunque al servizio della squadra, c'è comunque un ruolo particolare che tu prediligi? No, non prediligo un ruolo particolare, faccio la punta, la seconda punta, quello che necessita, che serve, sono a disposizione. Benissimo, allora la prossima intervista speriamo per commentare il tuo primo gol con la maglia della Pro Vercelli. Grazie. Grazie Marco Martini. Grazie.